gomitolo in argento a 11.300 euro. Ciao a tutti, benvenuti su Anita Stories, io sono Anita e oggi video un po' diverso dal solito. Andrò a comprare la cosa meno costosa del sito di Tiffany. In realtà andrò a comprare il gioiello meno costoso da Tiffany. Perché il gioiello e non la cosa? Perché ho visto che su Tiffany non ci sono solo gioielli, ma c'è anche una sezione per la casa e siccome voglio evitare di prendere qualcosa di inutile tipo un pacco di fazzoletti, voglio anche farvi vedere qualcosa di più bello e interessante, ho deciso di prendere il gioiello meno costoso da Tiffany, sperando che il gioiello meno costoso non sia troppo costoso e non mi rovini per sempre. Ora andiamo a vedere assieme il sito e cerchiamo assieme il gioiello meno costoso. E se volete vediamo anche qual era l'oggetto meno costoso, così vediamo cosa avremmo preso nel caso. Pronti? Lasciate un bel like se volete vedere altri video di questo genere. Consigliatemi nei commenti in quali altri siti volete che compri la cosa meno costosa. Pronti? Iniziamo subito. Ora, eccoci qua nella pagina di Tiffany. Allora, andiamo subito in gioielli. Anzi, vediamo prima quale sarebbe stata la cosa meno costosa di oggetti, non gioielli, che avremmo comprato nel caso. Quindi, casa e accessori. Ci sono anche i profumi, quindi forse, ma non penso che un profumo sarebbe stata la cosa meno costosa. Allora, vediamo. Nuovi articoli. Speriamo che ci sia il modo di ordinare. Sì. Prezzo crescente. Perfetto. Allora possiamo subito vedere cosa. Un bicchiere da vino rosso multiuso in cristallo soffiato a mano. 25 euro, ma è fantastico! Solo 25 euro per un bicchiere! Però è in cristallo soffiato a mano. Quindi se avessimo fatto il video in cui compravo la cosa meno costosa, avrei comprato il bicchiere sicuramente. Penso che sia la cosa meno costosa, perché non ho mai visto niente sul sito di Tiffany a 25 euro, è un super prezzo. Se volete faccio comunque un altro video in cui compro questo bicchiere, se volete vederlo, insomma. Sicuramente è una bella idea regalo se volete spendere poco, ma comunque fare una bella figura. Guarda, c'è anche la ciotola per il gatto in porcellana a soli 95 euro. Ma ora sono curiosa di vedere qual è la cosa più costosa per la casa. Vediamo. Allora, c'è una borsa. Ah! Questa borsa costa solo 2200 euro, ma vabbè, una borsa può anche costare tanto. Questa che cos'è? Una padella? Una scodellina con manico in argento a 1700 euro. Certo, ho sempre voluto una scodellina con manico in argento. E poi abbiamo un portafoto 1250. Oh mio Dio, ma io voglio vedere qual è la cosa più ridicola, cioè la cosa più assurda. Una penna da 350 euro. Allora, sezione Tiffany blu. Vediamo cosa costa di più qua. Una... che cos'è? Una... un gomitolo? Oh, cosa? No, vabbè. Un gomitolo in argento a 11.300 euro. A cosa serve, tra l'altro? Che cosa serve? È un'edizione realizzata a mano, edizione limitata dagli artigiani di Tiffany nel 2017. Abbiamo reinterpretato un normale gomitolo utilizzando fili d'argento lavorato intrecciando a mano, trasformando un oggetto comune in un oggetto straordinario. Ma che cos'ha di straordinario questo oggetto, oltre al prezzo? Poi abbiamo delle valigie a 3.400 euro. Ok, questo è un, un piatto rotondo in porcellana e argento a 1550, perché chi è che vuole avere degli stupidi piatti bianchi in porcellana normali quando puoi avere un piatto rotondo in porcellana Tiffany blu e argento? Ma ragazzi, attenzione, perché abbiamo un peluche, un normalissimo peluche a 500 euro. Allora, al primo posto vince assolutamente il gomitolo in argento da 11.300 euro come cosa più costosa. Poi abbiamo una brocca in argento da 6.500 euro e un
ferma soldi. È proprio per ricchi questa cosa, a 6.300 euro. Ma perché prendere dei Lego normali in plastica quando puoi prendere i Lego in argento? I Lego in argento e noce americano? Solo 10 pezzi, tra l'altro, a 2.100 euro. Non puoi neanche costruire niente con 10 pezzi. Ma perché? Passiamo ai gioielli, la nostra sezione. Allora, gioielli, vediamo. Nuovi gioielli, collane, pendenti, bracciali. Da cosa iniziamo? Iniziamo con bracciali. Vediamo che prezzo abbiamo nei bracciali. Mi piacerebbe avere un bracciale. Vediamo innanzitutto il bracciale che costa più di tutti, quanto costa e perché. Allora, il bracciale che costa di più è un bracciale di diamanti in platino che non ha il prezzo. Sicuramente perché è talmente alto che hanno pensato la gente si scioccherà a vedere questo prezzo. Il bracciale che costa di più qua è un bracciale in oro bianco con diamanti che costa solamente 78.000 euro. Tendo ad avere paura, ho paura che non troverò niente a un prezzo decente. Ok, ora partiamo da quelli che costano meno. Allora, quello che costa meno è questo ed è un bracciale a filo in argento a 160 euro. Quindi segniamoci questo prezzo, finora abbiamo un 160. Poi, oddio, questo è carinissimo con il cuoricino, 170. Però costa meno l'altro. Quindi per ora questo bracciale è molto semplice. Andiamo a vedere un'altra categoria. Vediamo anelli. Anche anelli ho paura che i prezzi siano terribili. Vediamo l'anello più costoso. Wow! Oh, è stupendo! Ovviamente non c'è il prezzo, è un diamante gigantesco. Ma perché non mettono i prezzi? Ok, di questo c'è il prezzo e costa solamente 31.200 euro. Allora, l'anello meno costoso costa 170, quindi in ogni caso costava meno il bracciale, perché costava 160, quindi già lo dobbiamo escludere questo. Anche se è molto carino, devo dire, questo anello. Ha un'incisione T&Co, Tiffany & Company, molto carino, però no, niente anello. Vediamo gli orecchini, mi piacerebbero degli orecchini. Allora, vediamo innanzitutto i più costosi, sono curiosa. Ma perché non mettete il prezzo? Oh, ok, allora abbiamo degli orecchini pendenti, platino e diamanti da 50.000 euro. Ok, vediamo ora i meno cari. Abbiamo un orecchino. Oh, che carino! Ah, è uno solo, non sono due. 160 euro solo un orecchino in cui c'è scritto oui, che vuol dire sì in francese. Mi piace tantissimo perché, non lo so, lo trovo super carino, super elegante, anche se è solo uno, mi piace un sacco. Ed è lo stesso prezzo del bracciale, quindi se rimaniamo sui 160 potrò scegliere se il bracciale o questo, visto che hanno lo stesso prezzo. E decisamente questo orecchino con scritto oui mi piace un sacco, anche se il prezzo è veramente esagerato per un solo orecchino. Ah, c'è anche questo con scritto kiss, che è lo stesso, 160. Anche questo con la freccia, 160. Non 160. E sono quasi tutti 160. Anche wish, molto carino. XO, 160. Questi con il cuoricino, molto famosi, 170, quindi questi li escludiamo. Allora, siamo ora in collane e pendenti, che penso che sia l'ultima sezione perché abbiamo visto gli anelli, gli orecchini e le collane, sì. Quindi vediamo se troviamo qualcosa di meno costoso qua, altrimenti prendiamo l'orecchino. Allora, vediamo innanzitutto il più costoso. Allora, ovviamente non ci sono i prezzi. Allora, ecco qua, un pendente platino e diamanti extra large a 40.000 euro. Oh mio Dio! Vediamo adesso il meno caro e speriamo che ci sia qualcosa. Allora abbiamo qua le catenine, che però sono solo catenine, quindi non è proprio un gioiello completo. Passiamo direttamente alla collana completa e abbiamo qua, ah, attenzione, 140. Ed è un pendente più
catenina, quindi non sto considerando le catenine o i pendenti perché non sono un gioiello completo. Vorrei prendere un gioiello completo, meno costoso. Se prendi solo la collana devi comunque per forza prendere un ciondolo, se prendi un ciondolo devi per forza prendere la collana, quindi il prezzo totale voglio sapere. Allora, qua abbiamo il pendente con ciondolo a cuore Return to Tiffany in argento piccolo 140. Questo costa meno del bracciale e dell'orecchino, quindi forse ci siamo. Vediamo gli altri. Allora, questi sono gli stessi, solo che ci sono due cuoricini e un cuoricino è colorato, lo stesso 140. Quindi direi che ci siamo, ragazzi, direi che prenderò uno di questi. 150, quindi qua stiamo già salendo, quindi no. Quindi meno costosi sono, devo scegliere tra questo che è uno singolo oppure uno di questi colori. Non pensavo che avrei avuto molta scelta. Comunque questo qua è uno semplice in argento con il cuoricino e la lunghezza della catena 18 o 16. Sono indecisa perché il rosso è molto carino, ma preferisco i colori pastello. Il rosa mi piace un sacco, però questo qua celeste ha il tipico colore di Tiffany, che sarebbe questa specie di celeste verde acqua. Adoro questo colore, è bellissimo. Quindi penso proprio che prenderò questo. L'abbiamo trovato abbastanza in fretta. E vediamo se c'è qualche spesa aggiuntiva. Aggiungi al carrello. Allora, la spedizione costa 7 euro, quindi il totale di 147. Attenzione, perché qua sotto mi dà come consigliati questi articoli che io non ho visto in nessuna sezione, e cioè guanti lucidanti Tiffany per argento in tessuto e panno Tiffany per lucidatura dell'argento in tessuto Tiffany blu mini a solo 5 euro, quindi forse è questo l'articolo meno costoso, ma forse non si possono acquistare senza aver acquistato un gioiello. Facciamo una prova, perché nel caso 5 euro è pochissimo per qualcosa Tiffany, anche se è solo un panno, però magari se volete fare un regalo molto economico ma comunque carino con la scatolina e la bustina, magari si può fare. Allora vediamo, provo ad aggiungerlo al carrello. Costa 5 euro ed è praticamente solo un panno per pulire l'argento. Vediamo, aggiungiamolo. Ora proviamo a togliere il ciondolo. Sì, ragazzi, mi fa continuare. Non so perché nelle categorie non ho trovato questo articolo. Però questo è decisamente l'articolo meno costoso sul sito Tiffany, perché 5 euro, però dovete considerare che pagate anche 7 euro di spedizione, quindi il totale è di 12 euro. Non so se ne vale molto la pena per un panno 12 euro, forse è meglio il bicchiere da 25, comunque è un bel regalo ed è un bicchiere ben fatto, immagino. Ma comunque ora vado a prendere il ciondolo e ci rivediamo una volta che arriva. Ciao ragazzi, eccoci qua, il pacchetto è arrivato. Sono sorpresa perché è arrivato in solamente 2 giorni. Nel sito c'era scritto che arrivava in 5 giorni lavorativi, invece ci ha messo solo 2 giorni. Un rotto, un po' sfondato. Ed è un pacchetto molto piccolo. Ho visto tempo fa degli unboxing da dei video americani che avevano ricevuto appunto il loro ordine da Tiffany. Non so se erano solo americani, anche italiani, non mi ricordo di dove. Comunque ricevevano anche la bustina e quindi mi aspettavo che fosse un po' più grande, ma non penso che ci sia la bustina qua dentro. Sicuramente c'è solo il pacchetto. Andiamo a vedere assieme. Allora, ecco qua. Nella scatola c'è scritto Tiffany & Co. Quindi esternamente un po' bruttina, però meglio, altrimenti se qualcuno leggesse Tiffany ancora nella scatola ruberebbe tutti i pacchi. E, molto carina qua, c'è il pacchetto chiuso dentro una velina. Andiamo a vedere un po'. Ah, ma la busta c'è, solo che è arrotolata. Allora, ecco qua, questo è il pacchetto. Con la velina, qua c'è un adesivo con scritto Tiffany in rilievo. Non sono abituata ad aprire cose costose, luxury, non so se dovrei fare delicatamente e non rompere niente come faccio io in genere.
Allora, oh, qua c'è una cartolina, molto carina, c'è un disegno e la scatola Tiffany al centro. Poi, oh, wow, oh, caspita, questa è la scatolina, è carinissima. Poi c'è la fattura, un bigliettino in cui potete scrivere voi qualcosa oppure c'era la possibilità di lasciare scritto un messaggio. Pensavo ci fosse scritto Tiffany da qualche parte, comunque il messaggio è per me, da me. Ah, grazie me per avermi regalato questo regalo. Poi abbiamo la bustina Tiffany, quindi pensavo non ci fosse, invece c'è. Eccola qua, la mitica bustina Tiffany. Non ne ho mai visto una così da vicino. Eccola qua, ha qua i cordoncini. Quindi se volete fare un regalo vi consiglio di aprire la scatola e montare il tutto prima di darlo, è più carino. Eccola qua, ora andiamo ad aprirla. Vediamo un po' com'è questa collana. Ok, ho abbassato un po' la camera così vedete meglio. Ecco qua il fiocchetto. C'è un modo per toglierlo senza sconciarlo? Vabbè, lo tiro. Ta-da, wow. Oh, che carina. Vediamo un po'. Ah, c'è una sacchettina morbida, sempre stesso colore Tiffany, e c'è un altro cartellino in cui dice come prendersi cura dell'argento. Sembra super delicato. Allora, questa è la catenina, super sottile, super super sottile, e i ciondoli sono avvolti in un pezzo di stoffa. Spero non si sia già rotto. Oh, molto carino, guardate. Sono molto lucidi e molto carini questi ciondoli. Perché sono nuovi comunque. Se conoscete un po' l'argento sapete che con il tempo non perde, si opacizza un pochino. Non è più così lucido. Spero che non sia troppo delicato, perché a me piace tenere le cose sempre addosso, altrimenti non le indosso quasi mai, cioè mi dimentico di metterle. Quindi se si rovina facilmente, ad esempio sotto la doccia, spero che non si rovini facilmente sotto la doccia. Ho letto che questo colore qua che c'è nel cuoricino si potrebbe rovinare facilmente, quindi spero che si veda bene. È veramente veramente carino. Sono molto piccoli i cuoricini, forse nella foto sembravano un pochino più grandi, però sono piccolini. Questo è quello con la scritta, spero che si veda, e questo è quello colorato solo da un lato. Ora la provo, vediamo. Ho scelto il modello della catenina più corto, perché mi danno fastidio le collanine troppo lunghe. Ok, eccolo qua, l'ho messo. Allora, ecco qua, ho abbassato un po' la maglia così lo vedete sulla pelle. Si vede molto il colore del cuoricino, l'altro si vede un pochino di meno, ma comunque lo trovo carinissimo perché è molto delicato. A me piacciono le cose semplici, semplici e delicate. Sì, sono super contenta, è super super carino. Poi non so come reggerà nel tempo, magari si opacizza, appunto si rovina un po'. Spero che non si tolga il colore qua da questo cuoricino. Andiamo con la maglia sopra, rende comunque bene, è veramente carino, quindi sono contenta. Non era proprio tanto economico, però per un gioiello Tiffany diciamo che andava bene, visto gli altri prezzi. Quindi sono super contenta di questo gioiello, veramente carino. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, se a voi avreste scelto un altro colore, se avreste scelto solo il cuoricino che era un pochettino più grande, o se avreste scelto il rosa o il rosso. Fatemi sapere tutto nei commenti e scrivetemi anche se volete che faccia questo video appunto per un altro negozio, o se volete che ordini il bicchiere e vi faccia vedere com'è. Comunque tutto sommato sono contenta che c'era anche la bustina, la scatolina, è una bellissima idea regalo. La collanina mi piace un sacco, è veramente carina.
Voi cosa ne pensate? A voi piace? Non vi piace? Vi è piaciuto come hanno spedito il tutto? Scrivetemi tutto nei commenti, lasciate un bel like se volete vedere un altro video del genere. E ora vi lascio qua quattro caselline su cui cliccare se volete vedere altri miei video di shopping e unboxing. Cliccate qui o cliccate qua per i miei altri nuovi video e buona visione. Ciao!